In Italia, per esempio, basta pensare alle pubblicazioni ultime di Ferretti, cito solo quelle ultime. La storia dell'editoria letteraria in Italia, pubblicato da Einaudi, e poi con Stefano Guerriero, la storia dell'informazione letteraria in Italia dalla terza pagina a internet, Feltrinelli 2010. Inoltre Ferretti è autore di studi e monografie su diversi autori importanti del Novecento come Garda, Sereni, Bassani, Volponi, Pasolini, Calvino, e anche amico personale di alcuni di questi, Pasolini per esempio, fino a un certo punto molto con Volponi e anche conosceva bene Calvino, eccetera, e anche uno scrittore come Lucio Mastronardi, oggi poco letto e dimenticato, ma insomma quelli della, molti di noi l'abbiamo letto e anche apprezzato, Mastronardi, scoperto da Vittorini e Calvino per il Menapò 59 e poi pubblicato Il Maestro di Vigevano, eccetera, eccetera. È dunque intanto un libro bello, direi di non scapparsi, di non farsi scappare l'occasione della presenza di Ferretti per domande che abbiamo da fare, perché sa veramente tutto di quanto riguarda l'editoria, le scelte editoriali, le politiche editoriali, la distribuzione, la lettura in Italia, eccetera. Dunque, io esporrò il libro secondo dei tagli precisi. Uno sono le cose curiose, ma anche, diciamo, dolorose molto spesso, che riguardano i rifiuti. E un altro è un po' la politica editoriale e la personalità delle persone che scelgono di rifiutare o di pubblicare un libro, ai tempi anche in cui le grandi case editrici avevano delle redazioni straordinarie, come ora non ci sono più. L'Anna Benedetti ha ricordato il rifiuto da parte di Einaudi, dice questo è un uomo di Primo Levi, che è un caso veramente clamoroso. E come funziona questo caso? Perché questo rifiuto? Nel 1947 Levi non è conosciuto, ha pubblicato una cosa con un suo compagno di prigionia medico che riguardava i problemi dell'alimentazione nel campo di Auschwitz. E poi nient'altro, e manda questo, consegna questo dattilo scritto a Franco Antonicelli, il quale lo porta a Pavese. E Pavese rifiuta, e il rifiuto Pavese decideva, cioè Pavese e Giulio decidevano che cosa si stampava. Pavese leggeva tutto quello che capitava di narrativa e decideva che cosa si pubblicava e che cosa non si doveva pubblicare. Non so se la Ginsburg abbia caldeggiato la stampa di questo libro, personalmente ritengo di no, e comunque fu proprio lei che lo restituì a Primo Levi, la cosa è anche abbastanza dolorosa, essendo lei ebrea che aveva vissuto personalmente anche, diciamo, la pericolosità di essere ebrea, firmava sotto un altro nome, la donna in parte, il marito era morto in prigione, Leone, Ginsburg, insomma, però il rifiuto probabilmente è dovuto al fatto che nel 47, come nel 46, 45, 48, c'è una valanga di memorie resistenziali sulla guerra, eccetera, per cui a un certo punto Einaudi in qualche modo fa argine alla pubblicazione di queste cose. Devo ricordare che Pavese però aveva già pubblicato Pino Levi Cavaglione, La guerriglia nel castello dei Romani, un libro di memorie molto simpatico, sbrigliato, di un avvocato che aveva tutto per essere ammazzato perché era partigiano e ebreo e agiva nei castelli romani. Nel 1945 Pavese lo pubblica, poi mette uno stop e lì però questo è un grave errore trattandosi di Primo Levi e anche per la scrittura, per tutto, insomma è il libro più importante a livello mondiale
sul campo di Auschwitz, anche se ce ne sono altri. Ferretti comincia l'analisi dei rifiuti dal periodo del fascismo, che io qui non toccherò perché i rifiuti erano troppo evidentemente legati a due fatti. Uno, censura per motivi, diciamo, ideologici e molto spesso moralistici, perché gli scrittori magari toccavano argomenti scabrosi o parlavano con un linguaggio scabroso, e poi il bocciare soprattutto testi che venivano, diciamo, dall'estero, testi di lingua inglese in particolare. Alcuni erano letti e tradotti, ma insomma si cercava in generale di tenere a bada in particolare gli scrittori americani. Ma la cosa interessante è che in quel clima un successo mondiale come i 100.000 gavette di ghiaccio di Pedeschi nel 1945, beh, diciamo, sulla ritirata in Russia, che poi ha venduto negli anni 80 2 milioni di copie ed è super tradotto, ha ricevuto 15 rifiuti questo libro, finché Murzia lo pubblica nel 63. Quindi questo è lo stile dopo guerra e Murzia lo pubblica nel 63. Poi ci sono, sempre tenendo presente il editore più importante, che è Einaudi nel dopoguerra, che era un mito anche per gli scrittori stessi che volevano pubblicare da Einaudi. C'è il rifiuto di Vittorini per La paga del sabato di Fenoglio, nonostante che Calvino fosse d'accordo, ma secondo me aveva ragione Vittorini, e viene pubblicato postumo La paga del sabato. Mentre, insomma, i famosi 23 giorni della città di Alba, che esce nel 52, dopo tanto tempo, nel 52, ma Fenoglio comincia a scriverli nell'immediato dopoguerra, finché Vittorini pubblica ancora Fenoglio, La malora, che è un bellissimo racconto, nei gettoni, con una quarta di copertina non molto simpatica, il risvolto di copertina di Vittorini, in cui dice: se lo pubblico però c'è il rischio per questo scrittore di essere un po' troppo dialettale, un po' troppo ottocentesco. Ora, l'immagine che abbiamo di Fenoglio è quella di uno scrittore che viene in provincia permaloso, nel senso che, insomma, una cosa così non doveva essere scritta, e infatti Fenoglio entra in crisi, se ne offende e passa a Garzanti. Ecco, però, diciamo che comunque c'è un editore che risponde in qualche modo positivamente al libro e allo scrittore. Qui poi, tra la seconda metà degli anni 50, comincia il boom economico, le case editrici si devono aggiornare e si aggiornano. Ferretti scrive dei profili molto sintetici ma densi sull'evoluzione delle case editrici più grosse, che sono tutte poi nel nord, e cioè la Rizzoli, Feltrinelli, Bumpiani, Mondadori e naturalmente Casa Einaudi. Io continuo con la storia dei rifiuti. C'è un altro rifiuto clamoroso, che è quello al Memoriale di Volponi. Lo manda Volponi a Calvino, Calvino lo legge e non ha reazione, non dice sì, non dice no, passano i mesi, questo non ha nessuna risposta, riprende il manoscritto e lo porta a Garzanti, che lo pubblica nel 62, ed è un successo perché Volponi è bravo. 62, escono tra il 62 e il 63 dei libri straordinari in Italia. Se si paragona allora con i 50 anni che ci dividono da allora, insomma, uno si chiede: ma nel 2012-2013 che cosa è uscito che equivale al Memoriale di Volponi? C'è La vita agra di Bianciardi, La giornata di uno scudatore di Calvino, dopo esce Il padrone di Parigi, questi erano scrittori, Tempi stretti di Ottieri, ce n'era di cose, Arpino, Una nuvola d'ira, insomma.
Calvino ha detto poi che c'è come un rimbrotto che lo perseguita, che è quello di non aver pubblicato il memoriale di Volponi, ma comunque non depone per la sua apertura. In questi anni, 62, lui dichiara che in Italia si legge poco, di bello, dice Calvino, si legge poco, e intanto rifiuta Testori, Malerba, come ha ricordato Lanna. E quello in cui Calvino è molto bravo è nell'avere un panorama mondiale e far tradurre scrittori stranieri. Ecco, lì insomma c'è un'apertura di Calvino piuttosto notevole. Poi nel 67 si trasferisce a Parigi, dove ancora c'è il campo d'osservazione è ancora maggiore, e dà contributi attraverso il Calvino parigino, insomma dà dei contributi alla Casa Einaudi. È un redattore Calvino molto severo, c'è uno scontro per esempio con Fruttero e Lucentini, i quali lavoravano già per l'Einaudi, ma Lucentini è stato pubblicato nei gettoni, e non so se anche Fruttero, presentano un'antologia di autori americani tradotti e Calvino non la vuole pubblicare in nessun modo. C'è uno scontro con loro, i quali insieme all'antologia passano da Mondadori, che è un po' più disinvolta, una politica più attenta al mercato, e in questo sembra più aperto, però non ha una politica editoriale che non sia quella di pubblicare libri che possano vendere. Non c'è dietro una ideologia, una politica editoriale vera come aveva invece Einaudi. Alla fine, nella seconda metà degli anni 50, scoppia il caso Feltrinelli, e Feltrinelli scoppia veramente con due casi clamorosi, diciamo, perché si pubblica nel 57 il dottor Zhivago di Pasternak e nel 58 il Gattopardo di Tommaso di Lampedusa, che sono successi mondiali, sui quali, come si sa, sono stati fatti dei film molto noti anche quelli. Feltrinelli ha una politica editoriale aggressiva, mi diceva appunto Ferretti parlando prima che Valerio Riva, che lavorava lì, era lui che a un certo punto riusciva a spingere presentando molto bene i libri di questo editore, il quale batteva due versanti, perché non è che Tommaso di Lampedusa fosse rivoluzionario come personaggio, neanche come contenuto del libro, come invece era Feltrinelli, ma batte quelli due versanti, da una parte in onda le sue librerie e le librerie di altri, di pubblicazioni che noi ricordiamo bene, che sono quelle che vengono dalla testi rivoluzionari mondiali, in genere del Centro e Sud America, e dall'altra parte si apre alla neoavanguardia nei primi anni 60, e però pubblica questi libri. Un autore che invece dimostra uno spirito di conservazione un po' fuori tempo è Bompiani, che non si rinnova affatto. Qui ricorda un episodio del rifiuto di un libro già tradotto e stampato di Günter Grass, no? Che lui manda al macero dopo averne stampate 5.000 copie, perché c'erano delle parolacce, espressioni, eccetera. E insomma, lì Bompiani dimostra un po' quello che era un po' un sopravvissuto, diciamo. E però c'è sempre questo richiamo che Einaudi esercita sugli scrittori. Pasolini e prima di lui Volponi rientrano da Einaudi e diventano autori Einaudi. C'è poi un caso doloroso, che è il caso di Guido Morselli, il quale, come è noto, si vede rifiutare tutto, sempre tutto. Era in corrispondenza con Calvino, che lo trovava anche simpatico, qualche intellettuale che viveva in provincia, eccetera, ma non gli pubblica niente, ma non solo lui, ma tantissimi, nessun editore pubblica nulla a Morselli, il quale, come è noto, si suicida
per questo, certo, questa sarà la causa scatenante, ma insomma è continuo questo rifiuto. Poi naturalmente dopo la morte di Murselli il caso viene in auge e i suoi libri vengono stampati. Io personalmente devo dire non lo leggo questo scrittore, lo trovo terribilmente noioso e insomma come mi piace Calvino c'è una differenza proprio, non ha nessuna leggerezza, è pesante, è noioso, c'è poco da fare. Veniamo ai casi ultimi, perché Ferretti arriva a darci anche casi curiosi, diciamo, di scrittori che hanno avuto un successo strepitoso e che poi prima sono stati rifiutati. Il caso Camilleri, di cui diceva l'Anna, e cioè Camilleri scrive un libro sulla mafia siciliana, Il corso delle cose. Lo manda a Gallo per la Mondadori, Gallo dice che gliel'avrebbe pubblicato, però doveva aspettare 2 anni, che è un modo per dire, insomma, se trovi un altro pubblicalo da un altro, e poi Gallo muore e l'editore cambia idea. Allora, insomma, qui c'è tutto un girare intorno a premi letterari che Ferretti ci racconta, finché lo manda alla Marsilio gli risponde dopo molto tempo e glielo boccia. E allora glielo bocciano Bompiani, Garzanti, Feltrinelli, agli editori riuniti, poi Manacorda dice sì, Ferretti dopo dice no. E finché a un certo punto, dopo ci dirai perché gli ha detto no, perché a un certo punto si decide la pubblicazione per l'editore Lalli di Poggi Bonzi, il quale stampava, ma quando si dice che era affezionato al suo libro, il quale stampava a pagamento. E allora intanto viene presentato il libro prima per il cinema, ma viene scartato perché è un libro sulla mafia ma troppo fiacco, e la televisione invece viene accettato e l'editore Lalli dice che lo pubblica gratis purché il suo nome di editore compaia nei titoli di coda, che per lui è tutta pubblicità. Finalmente nel 78, 10 anni dopo, il libro di Camilleri esce. Ora noi siamo abituati che Camilleri è in onda nei librerie almeno di un libro all'anno ed è anche molto simpatico e ha molto successo. Però un altro caso è la Susanna Tamaro, la quale scrive un libro, Il Limitz, è una fiaba, lasciamo stare la fiaba. Il Limitz è un libro che piace molto a Claudio Magris, il quale lo sponsorizza e lo presenta a Einaudi, e Einaudi dice no. Forse lo presenta anche a Marietti. Certamente il libro va nelle mani di Guanda, Sellerio, Feltrinelli, Mondadori, Longhenesi e Teoria. Siamo negli anni 80, tutti lo rifiutano. A un certo punto Einaudi si secca e scrive alla Tamaro in questo modo: l'unica cosa ammirabile in lei è la capacità nel credersi capace di scrivere. Questo è molto simpatico. Vado che ti porta il cuore, successo anche mondiale, viene spedito all'editore E.O., il quale, piccola casa editrice, buona, che lo rifiuta, e poi esce finalmente Altrove. Il romanzo La testa fra le nuvole riceve la stessa accoglienza, finché Marsilio lo pubblica nell'89 con un editing. Va dove ti porta il cuore, con questo libro la Tamaro decide di lasciare Marsilio e lo manda a un agente letterario che la fa pubblicare dalla Baldini e Castoldi. Siamo nel 94. Nel 2011 le vendite arrivano a 8 milioni di copie in Italia e 14 milioni in tutto il mondo. In totale la Tamaro colleziona 53 rifiuti. Qui la Tamaro non instaura lei, ma insomma è un po' un esempio che si può prendere per illustrare quello che Ferretti chiama, non so se altri, il nomadismo degli scrittori. Ci sono scrittori che sono legati a una casa editrice. Calvino è legato alla Einaudi, giusto?
Moravia è legato a Bompiani, per fare degli esempi. La Morante alla Einaudi, Bassani anche alla Einaudi, e però diciamo, negli anni molto più vicini a noi, gli scrittori scelgono l'editore dal quale vogliono pubblicare quando possono, naturalmente, quando sono famosi, quando possono. Abbiamo visto che Pasolini e Volponi rientrano da Einaudi dopo essere stati da Garzanti, poi si lamentano di Garzanti, eccetera, eccetera. Scusate. Dunque, un caso interessante che però non voglio illustrare, complicato anche per il carattere della scrittrice, è quello di Goliarda Sapienza, che oggi è un nome che ricomincia a circolare, esce per Einaudi, è un nome che ricomincia a circolare, ma che ha avuto una vita molto travagliata, lei stessa, credo che carcere, ci ha scritto su un libro, colleziona moltissimi rifiuti, la Sapienza, insomma, è un personaggio depresso, incerto. Questo però non lo voglio toccare. Francesca Duranti, nome noto e anche autrice di libri fortunati, esordisce con due libri che li pubblica dalla Tartaruga, la casa editrice femminista. Nell'80 scrive alla Faina e lo manda a Piero Gelli per Garzanti. E qui c'è tutto un rincorrere, Piero Gelli, non ce lo vedo perché è fatto così, perché sia un amico il quale si nega, si cosa, insomma non si riesce a cacciare questo editor, finché la Duranti, capendo che sostanzialmente è un rifiuto, entra in depressione, ritira il romanzo e sta 2 anni senza scrivere. Poi scrive La casa sul lago della luna e comincia a rimandare in giro questo libro, che viene però rifiutato da Rizzoli, da Bompiani, da Adelphi e da Einaudi. La cosa interessante è che, come è noto, ai primi anni 80 Rizzoli attraversa una grande crisi legata alle vicende di Angelo, Rizzoli, la Rindue, insomma, e a un certo punto allora vuol rientrare probabilmente nel gioco e nell'84 Rizzoli glielo prende e glielo pubblica e il libro ottiene un ottimo successo, questo della Duranti, e viene tradotto. Alcuni autori hanno anche fatto diventare le loro vicende costituite da molti rifiuti argomento di un romanzo naturalmente autobiografico. Uno che ha ricevuto, che ha collezionato tanti rifiuti, è Antonio Moresco, il quale pubblica, tra le altre cose, diciamo, Lettere a nessuno nel 97, in cui ricorda con dolore e con rabbia i suoi rapporti con gli editori che l'hanno rifiutato, e poi nel 2008 ripubblica l'aggiornamento, perché c'è anche l'aggiornamento dei rifiuti successivi al 97. Rifiuti anche per Gianluigo Carofiglio, che è un autore oggi, che è autore di bestseller, per la Paola Mastrocola, la quale presenta vari editori La gallina volante, ma ottiene tutti i rifiuti. Allora prende un'altra strada, lo manda al premio Calvino nel 99 per i meriti, vince il premio e il libro esce da Guanda. Uno scrittore noto e molto curioso è Antonio Pennacchi, operaio di Latina, come si definisce lui, estremista di destra prima, poi estremista di sinistra, è un personaggio, perlomeno è un personaggio veramente singolare. Finisce di scrivere un suo lavoro e lo Mammut, e poi corre a Milano a presentarlo agli editori. In macchina con la moglie, con i figli, il babbo fa lo scrittore, l'operaio fa lo scrittore. Ottiene 55 rifiuti da 33 editori diversi. Questo perché Pennacchi fa così, non sa neanche lui cosa fa. Manda un testo, poi a casa dopo un po' lui elabora,
cambia il titolo e lo rimanda lo stesso editore, per questo diciamo si moltiplicano i rifiuti, perché in realtà poi è un po' sempre lo stesso libro. Però nel 94 Donzelli, il piccolo editore di Roma, ma molto intelligente, glielo pubblica e il romanzo ottiene successo. Come? Ottiene successo di critica ma poco di pubblico, piace ai critici ma non al pubblico. Qui si apre un altro problema: qual è l'influenza dei critici, dei recensori sul pubblico, se i recensori dicono sì e il pubblico dice no o dice ni? Allora, poi Bennacchi si iscrive all'Università di Roma, si laurea nel 94 come tesi su Benedetto Croce, nel 2010 scrive il canale Mussolini con cui vince lo Strega e in 2 anni, poco più, vende 370.000 copie. È un autore tradotto e quindi insomma un nome importante. Ne tocco un altro caso, l'ultimo, che è il caso di Federico Moccia. Federico Moccia altri non è che il figlio di quello che si chiamava Pipolo, cioè Giuseppe Moccia, che lavorava con Castellano e Pipolo per la televisione, quindi è figlio d'arte. Ha successo alla televisione anche lui con spettacoli di intrattenimento. Nel 92 scrive un romanzo, io lo tocco non tanto per il valore letterario quanto per il fatto di costume, scrive un romanzo 3 metri sopra il cielo, però non trova un editore, allora lo stampa a proprie spese da una piccola casa editrice romana, nel 92. Nel 2004 lo scoprono i ragazzi dei licei romani, che lo fotocopiano e se lo passano. E diventa un successo così, diciamo, fatto in casa, diciamo, dai ragazzi. A questo punto Feltrinelli lo pubblica riducendo nella mole e c'è una rivoluzione cinematografica con la regia di Luca Lucini, quindi siccome è spinto poi il romanzo genera il film spinge il romanzo, Feltrinelli lo ripubblica un'altra volta tutto intero perché prima l'aveva tagliato. E ha un successo strepitoso non solo fra i giovani italiani ma anche all'estero, vendendo milioni di copie. Nel 2006 Feltrinelli pubblica il seguito del romanzo Ho voglia di te, che nel 2007, vedete come i fenomeni di costume sono legati, interagiscono, diciamo, in questa catena multimediale tra film e romanzo. Nel 2007 c'è una riduzione cinematografica con Riccardo Scamarcio. Riccardo Scamarcio diventa l'idolo di una generazione di adolescenti e piace moltissimo, diciamo, alle ragazze, e i ragazzi lo imitano, che lancia la moda famosa della promessa d'amore rappresentata dai lucchetti, che è i lucchetti legati al lampione di Ponte Milvio. Una moda che viene imitata da orti di ragazzini in tutta Italia e fuori d'Italia. Nel 2007 Moccia, per quel nomadismo che si diceva, passa a Rizzoli e ripubblica alcuni titoli, poi torna a Feltrinelli con Amore 14. I suoi libri sono continui successi e sollecitano il film. Brevemente, diciamo, io penso che da queste schede che ho fatto, che sono i casi o clamorosi da un punto di vista letterario, Volponi, Pasolini, Malerba, Levi, eccetera, o anche da un punto di vista proprio del costume, si possa vedere, e qui Ferretti mi piace molto il libro per questo, perché è una storia in controluce di editoria, lui la chiama giustamente una controstoria, perché la storia dell'editoria si vede dai cataloghi, però queste sono quelle cose che nei cataloghi dovevano esserci, avrebbero dovuto esserci e ci sono dopo e sono magari in altri cataloghi. Quindi è una parte in ombra dell'editoria che andava, diciamo, illuminata. In questo c'è una grande originalità di questa cosa.
Dice Ferretti appunto che c'è come una provvidenza laica alla fine, per cui c'è giustizia finalmente a questo mondo, se uno riceve, diciamo, un rifiuto, poi alla fine finisce magari per ottenere, ma non credo che sia sempre così, per ottenere invece il visto, per il placet e per la motivazione. Ci sarebbero da dire tante cose. Per esempio, anche autori come Cassola hanno avuto 10 rifiuti, Morselli 20 rifiuti, ho detto anche come va a finire. Ferretti si occupa un po' anche della saggistica. Per esempio, José Saramago pubblica dei saggi politici intitolati Il Quaderno, dove dice che Berlusconi è un delinquente. Nel 2009 Einaudi rifiuta il libro, perché Einaudi è diventata della Mondadori, cioè di Berlusconi, e a un certo punto questo è il premio Nobel, e si giustificano dicendo che loro non pubblicano libri dove si offende Berlusconi, dove si offende qualcun altro con epiteti così gravi, però lo pubblica Pollati Volentieri. Nel 2004 Franco Cordelli manda un volume alla Einaudi, Il Duca di Mantova. Il Duca di Mantova si può capire anche chi è, ma alla Einaudi si tergiversa e poi si tace e esce da Rizzoli. Giovanni Raboni muore nel 2004. I suoi ultimi versi sono inviati dagli eredi alla Einaudi, che li rifiuta accampando motivazioni letterarie. Però nelle poesie si parla del Cavaliere Menzogna e il volume lo pubblica Garzanti, quindi vai a tirare fuori la scusa che diciamo si tratta, che non si tratta invece di una vera e propria censura politica, eccetera, eccetera. Ferretti anche ha subito qualche rifiuto, moltissimi rifiuti. Poi si parli del rifiuto di Officina. Officina ha bruciato anche lui, ha bruciato anche lui il Camilleri. Sì. Dopo ce lo racconta perché lo bocciò. Giancarlo, se uno entra in una libreria, vede pile di libri, tanti libri di narrativa. Ci passa 10 giorni dopo, quelli in genere non ci sono più, se non si tratta di bestseller, di McEwan, di Scott Duro, eccetera. Se non si tratta di questi, il libro scompare. Che succede? Ora non ti voglio chiedere anche della distribuzione, però insomma, se uno vuole pubblicare un romanzo, che fa? Se c'ha dei libri racconti è meglio forse che li tenga nel cassetto, perché i libri racconti forse si piazzano peggio, molto peggio che non i romanzi, questo oggi forse. Ma insomma, che cos'è che vuole il pubblico? Gli editori leggono tutti i libri che gli vengono portati. Quanti gliene arrivano, per esempio, non so, facendo così, secondo le tue conoscenze, alla Mondadori, quanti manoscritti arrivano? Come fanno a leggerli tutti? Che importanza hanno le agenzie letterarie? Ecco, questo vorrei sapere, ma credo che anche gli altri, diciamo, vorrebbero sapere. Poi anche perché le recensioni non contano più, non spingono libri. Oggi uno non compra il libro perché legge questa recensione, è un po' difficile, è diffidente, si informa da amici, amiche, c'è un passaparola ancora più forte di quello che c'era prima. Va bene, io ho chiuso e ora parlerà lui un po' di tutti questi problemi. Grazie.